45 al momento la sua quota, ma è tutto pronto, ci siamo partiti. Leggero controtempo, Smart Event, primi metri di gara con all'interno Tamarix Boy, quindi Domingo, Aflido, Happy Doctor, Purim, Saita e Smart Event. Quando si va ad attaccare la prima piegata, Domingo in vantaggio, in fucsia e nero. In seconda posizione troviamo Happy Doctor in giubba blu con il cap bianco, per ventenne Tamarix Boy in giubba nera con la V gialla, con allargo Aflido in giubba lilla, nel cuore del gruppo galoppa Purim in giubba bianca con il cerchio celeste. In sesta posizione per via esterne galoppa Saita in giubba verde con la stella grigia, a chiudere c'è Smart Event in giubba blu e rossa. Quando si va ad affrontare la dirittura opposta alle tribune, in avvantaggio troviamo Domingo, in seconda posizione Happy Doctor, in terza per via interne c'è Tamarix Boy con allargo il cap rosso di Aflido, in quinta posizione troviamo Purim, quindi Saita e Smart Event, tutti in fila indiana, dal primo all'ultimo ci sono ben 8 lunghezze con Domingo che va a affrontare la piegata di fondo in avvantaggio, in seconda posizione si mantiene Happy Doctor, richiesta la frusta ora, con all'interno troviamo Tamarix Boy, quindi Aflido in quarta posizione, in quinta troviamo Saita per via interna e Purim, a chiudere Smart Event, un giro esatto dalla fine. Sempre ad aprire le danze, a portare a spasso la compagnia, troviamo Domingo in seconda posizione, sempre il numero 7 di Tamarix Boy che è richiesto per tenere il contatto di Domingo. Con allargo c'è la punta di Aflido, quindi Smart Event e Saita che al momento non sono nella partita, ai 500 metri conclusivi, cerca di scappare Cristiano con Domingo, ha preso 3 netti di vantaggio, c'è la rincorsa di Aflido, quindi c'è Tamarix Boy sulla curva conclusiva, Domingo ha giocato d'anticipo, ha preso 3 netti di vantaggio nei confronti di Tamarix Boy, quindi Aflido e Purim sulla curva conclusiva, ancora in vantaggio Domingo e sta allungando nei confronti di Tamarix Boy che al momento sposta per andare al suo esterno e smartiva i 150 metri conclusivi, Cristiano Di Stasio cerca di venire centropista nei confronti di Tamarix Boy, all'interno troviamo all'ergo di tutti c'è anche smartiva e Tamarix Boy all'esterno sta passando nei confronti di Domingo, Tamarix Boy che viene a vincere nei confronti di Smart Event, quindi Domingo. La vittoria a sorpresa per Tamarix Boy, 7 contro 1, la quota al totalizzatore nazionale Michele Maiorino in sella, il training di Marco Pisano, i colori della scuderia Alent. Rivediamo lo slow nei monitor dell'ippodromo, la vittoria per Tamarix Boy, che respinge fin sul palo il finish di Smart Event per la terza. Il numero 2 di Domingo, 7-6-2, l'ordine numerico ed ufficioso per questa quarta corsa in programma.